Per la rubrica anteprime lezioni, e conclude qui questa prima fase di anteprime lezioni con la maggioranza, praticamente il governo del paese, con Alessia Tasso. A proposito, cominciamo subito con la prima domanda, ma poi la candidatura ci sarà, la tua, o ancora è tutto quanto così, questa la eliminiamo? Quindi cominciamo dalla domanda più difficile. Cominciamo la domanda più difficile, che doveva essere per ultimo. Beh, allora, diciamo, il mio gruppo ha cominciato tutta una serie di interlocuzioni con i vari soggetti che fanno parte dell'arco del centro-sinistra, perché quindi è ancora tutto da decidere. È assolutamente ancora tutto da decidere, ma soprattutto rifiutiamo con grande forza i progetti che sono basati sulle persone e non su un progetto politico vero, perché una persona, anche la migliore, non porta quello che può portare una squadra e un progetto politico vero per la città. Quindi di candidature non abbiamo ancora parlato. Questa l'abbiamo eliminata, siamo a posto. Volevo, prima di passare alla domanda, alla seconda domanda, chiarire che, come dicevo prima, questa fase di anteprime elezioni si conclude appunto con la maggioranza, ma noi seguiremo tutta la politica. Abbiamo già cominciato con il movimento di Bandecchi, con Baldinelli che è responsabile di Gubbio, della loro prima riunione, ma tutti quanti. Quindi noi vogliamo dare ampia copertura, coinvolgendo anche il pubblico, coinvolgendo tutti, ma poi ne sapranno di più strada facendo. Cominciamo con la prima domanda, quella seria, diciamo, non perché la prima non fosse seria, ma questa è. Immagino che lei ha sentito tutte le opposizioni e vorrà replicare a quanto hanno dichiarato. Allora sì, io ho avuto modo di ascoltare mano a mano che uscivano tutti i vari interventi dei vari consiglieri e gruppi che in questo momento si trovano all'opposizione del governo cittadino. Io posso dire un qualcosa di generale, perché penso di rivolgermi anche con questa occasione a tutti i cittadini che sono in ascolto, più che agli addetti ai lavori politici in quanto tali. Io voglio dire che quando si è al governo di qualcosa, anche di una città nel suo piccolo, chi governa è chiamato a fare delle scelte, a prendere delle decisioni e a valutare le questioni che capitano prendendo un indirizzo. Ed è chiaro che ogni scelta, lo vediamo anche nella nostra vita quotidiana e nella nostra vita personale, porta con sé un carico di responsabilità, e inevitabilmente alcune persone che vengono soddisfatte dalla decisione presa e altre persone che non considerano ottimale quello che è stato deciso. Quindi è normale, e fa parte anche del ruolo dell'opposizione, quello di dire che le cose non vanno, che le cose non funzionano. Io invito però i cittadini a diffidare di tutti coloro che dicono che non va bene niente, perché non sono posizioni equilibrate, no? Ci sarà sicuramente qualcosa che va bene e che va sottolineato, soprattutto perché ci stiamo avvicinando ad un periodo dove sarà molto facile in qualche modo incontrare soggetti che tentano in qualche modo di affabulare, no? E di confondere e mistificare. Quindi quando si amministra si prendono decisioni, possono essere giuste o sbagliate. Il ruolo di un'opposizione è quello di, come dicevo, dire che le cose non vanno, ma è anche quello di proporre, e quindi fare delle proposte concrete basate su dati reali, dati economici, dati sociali, dati finanziari, insomma, e fare delle proposte in modo tale che si possa ragionare di questo, perché dire semplicemente qui non va bene, qui è tutto sbagliato, qui non funziona, ha un momento di apice, no? In cui tutti si sentono magari motivati da questo, no? L'onda del malcontento, però la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha chi sta all'opposizione, e molto spesso quel cambiamento totale che viene promesso verrà disatteso. Come ma quello che si rimproverava molto, per esempio, parlando di Piazza 40 Martiri, della riqualificazione, opposizione, molti dicono non si conosce il progetto, è stato presentato dopo, ecco, su questo cosa risponde? Poi magari mi risponde anche sulla questione del Teatro Romano, sì. Io me ne sono occupato anche personalmente. Bene. Allora, su Piazza 40 Martiri, che è un progetto che noi stiamo seguendo con una grande responsabilità e con una grandissima attenzione, posso dire che
Questo finanziamento proviene dal PNRR e sono delle linee di finanziamenti che sono intanto difficili da ottenere, per cui il primo punto è che noi invece abbiamo ottenuto 5 milioni di euro di finanziamento. La seconda cosa da valutare è che sono finanziamenti difficili da mettere in campo, difficili da mettere proprio in pratica. E quindi ci troviamo ora invece in una fase in cui il progetto è stato realizzato, l'impresa è stata individuata, siamo pronti a partire con i lavori. Dunque, la seconda notizia è che la nostra amministrazione è riuscita in maniera molto concreta a mettere sul tappeto e sul campo i 5 milioni di euro ottenuti, in un contesto generale dove invece i comuni sono costretti a ridare indietro i finanziamenti del PNRR perché non hanno magari la struttura, le competenze per poter procedere. Allora, noi il progetto, è chiaro, siamo stati chiamati a farlo in tempi anche piuttosto rapidi. Abbiamo comunque scelto di far precedere questa fase di progettazione da una fase di partecipazione, diciamo, no? Di ascolto dei cittadini, dalla quale sono venute delle linee guida e degli input sulla progettazione. La prima cosa che è saltata subito all'occhio è lo stato di manutenzione della parte più monumentale di Piazza 40 Martiri. Quindi l'intervento è stato quasi automatico, no? La scelta di realizzare una pavimentazione in pietra, la scelta di sistemare la pavimentazione dei giardini, la scelta di riqualificare il verde e gli elementi di arredo urbano, sono stati chiaramente degli input quasi obbligati, no? Per una rigenerazione urbana di un luogo nell'immediata vicinanza del centro storico dove c'è ancora l'asfalto rattoppato che non è ovviamente adeguato. Ai consiglieri, ad alcuni di quelli che lamentano il fatto di non aver visto il progetto, voglio dire che quando si convocano le commissioni per appunto visionare il progetto, magari sarebbe il caso di venirci per poter avere tutti gli elementi del caso. Ai cittadini invece dico niente paura, perché nessuno ha intenzione di stravolgere nulla, quello che vogliamo è solo portare un miglioramento visibile nella nostra città. La fontana viene migliorata dai pesci? Beh sì, viene tutto riqualificato e con un restauro diciamo conservativo, non ci saranno abbattimenti indiscriminati di alberi perché questo crea, no, qualche preoccupazione, ci sarà un miglioramento veramente visibile di quello che già c'è. Ci riserviamo per il futuro una riflessione per quando metteremo in esercizio questa opera, la valutazione sulle scelte strategiche di traffico e sosta intorno alla piazza. Sul discorso io me ne sono occupato anche personalmente del parcheggio del Teatro Romano, quello perché non torna gratuito, perché allora, poi quel parcheggio, e poi sempre in merito a questo, il mercato che si fa il martedì in piazza 40 Martiri, che viene spostato altrove, si parlava della piazzola davanti il tennis, non è forse migliore il Teatro Romano e la via Elviale? Così, la domanda. Okay. Allora, rispetto il piano della sosta pagamento, posso dire che di recente la Giunta ha adottato una delibera che ripristina la sosta libera nel Teatro Romano, fatti salvi alcuni periodi, i festivi e i prefestivi e i periodi di maggiore afflusso turistico, perché in questi periodi, così come è sempre stato, abbiamo confermato il sistema della sosta a pagamento. Questa delibera dà indirizzo e dà mandato, come tutte le delibere, alla parte tecnica del nostro comune, quindi ai settori, di renderla esecutiva e quindi di procedere con una modifica del contratto, con la modifica appunto dell'attuale regime. Il fatto che questa delibera sia stata presa e diffusa sui mezzi di stampa senza una dovuta spiegazione da parte nostra e quindi la mancata richiesta di un'opinione da parte dell'amministrazione ha creato grande confusione. Intanto perché i contenuti di quella delibera non sono stati ben compresi e poi perché è chiaro che l'amministrazione avrebbe fatto la dovuta comunicazione, ma nel momento in cui il parcheggio sarebbe tornato libero.
Siamo ancora nella fase di modifica contrattuale, dunque il parcheggio tornerà libero, ma dobbiamo ancora aspettare i tempi tecnici che servono per sistemare le carte, diciamo così. Il mercato poi invece? Per quanto riguarda il mercato, anche se i lavori procederanno a step, perché chiaro non si chiuderà tutta l'area del cantiere insieme nello stesso momento, però il mercato dovrà essere ricollocato dall'attuale sede di Piazza 40 Martiri ad una nuova sede. In questo momento stiamo valutando un insieme di proposte, siamo però maggiormente propensi per mantenere il mercato all'interno del centro storico. Dico solo questo perché stiamo appunto valutando con carte in mano. Ci state lavorando. Sì. Veniamo a un bilancio vostro come governo a questo punto, anche se in parte ha anche risposto. Sì, io aggiungo rispetto a quello cose che avete fatto, che magari probabilmente qui abbiamo qualcosa sbagliato, cioè buone e cattive. Ma allora, come tutte le cose, credo che quello che sia mancato, ma non ovviamente per responsabilità nostra, ma per problematiche oggettive, è intanto il fatto che a questo mandato di fatto sono mancati 2 anni, perché noi magari ce lo dimentichiamo, gli diamo poco peso, ma il Covid ha paralizzato e ingessato l'azione dell'amministrazione nostra, ma di tutte le amministrazioni, per 2 anni. Vediamo per esempio l'amministrazione regionale, vediamo altre amministrazioni locali, non è stato possibile procedere quasi su nessun fronte che non fosse in quel momento la gestione dell'emergenza sanitaria, e questo è un fatto. Successivamente chi si è trovato a fare dei lavori di ristrutturazione anche privati in quel momento avrà visto che c'è stata un'ondata di aumento di prezzi spropositata che ha costretto i comuni a rimettere mano anche su quei finanziamenti che avevamo già ottenuto e che erano pronti per partire, dovendo mettere nuove risorse, dovendo riaggiornare tutti i computi metrici, dovendo rifare tutta una serie di modifiche che hanno fatto perdere in qualche modo molto tempo, ragione per cui gran parte dei cantieri significativi di questo mandato amministrativo li stiamo vedendo in questi giorni. Piazza Grande, Piazza 40 Martiri, nei prossimi mesi, settimane partiranno i lavori in via 20 Settembre, in via Beccoli a San Martino, nella parte bassa del seminario, in alcune delle strade rurali del nostro territorio, nelle nostre frazioni, in via Fabiani per esempio, e soprattutto un intervento molto importante, molto consistente nel PUC di San Pietro con la realizzazione di un nuovo asilo nido, cioè di una nuova sede per l'asilo nido che si trova già a San Pietro, e la messa in funzione del piano che ancora non era stato completato del PUC. Epocale è stata, uso proprio questo termine, quello che è stato fatto in materia di raccolta differenziata di ambiente, perché la città da questo punto di vista è cambiata, e anche tutto quello che l'amministrazione è stata in grado di fare in termini di eventi e quindi di cose che in qualche modo siamo riusciti a portare a Gubbio e anche a gestire, perché non è semplice la gestione delle cose, anche se può sembrare banale, non è mai semplice, soprattutto in una amministrazione. Quindi quello che vorrei trasmettere anche ai cittadini che ascoltano è la complessità, è molto difficile governare la complessità dei problemi, le complessità delle situazioni, diffidate verso coloro che invece semplificano troppo, perché le cose non sono mai semplici. Io la ringrazio e, come dicevo, si conclude qui questa prima fase di anteprime elezioni, ed era doveroso giustamente ascoltare la maggioranza, il governo del Paese, ovviamente del Comune di Gubbio, per ultimo, perché abbiamo sentito le opposizioni. Poi noi ovviamente cominceremo delle fasi nuove, come dicevo prima l'abbiamo già cominciata con il movimento di Bandecchi, dove il responsabile è Angelo Baldinelli, e abbiamo seguito la prima riunione che hanno fatto Gubbio, quindi tutto quello che succederà, coinvolgendo anche il pubblico, tutti quanti daremo ampia copertura a tutta la politica in genere. Posso fare una battuta sulla politica? Sì, senza... Perché al di là della risposta sulla candidatura non ho fatto delle valutazioni così generali, rubo solo un minuto per dire che
Quello che credo è che in questo momento ci sia una grande confusione, ma soprattutto che la scena politica attuale in prospettiva per le prossime elezioni sia dominata in qualche modo da troppi personalismi e da troppe persone che stanno lavorando alla propria candidatura, cercando di aggregare intorno a questa candidatura un progetto politico. Questo non va assolutamente bene dal mio punto di vista, perché come dicevo all'inizio, lo ripeto anche in conclusione, la cosa più importante per una città è trasmettere una visione e un progetto politico. L'altra cosa che sto vedendo è la nascita di movimenti e di operazioni in qualche modo trasversali, dove vedo esponenti di centrodestra uniti a esponenti che hanno anche rappresentato governi di centrosinistra o di estrema sinistra, e rispetto a questo faccio una valutazione un po' critica, ma nel senso che quale può essere una visione comune per la città tra un soggetto di centrodestra e uno di estrema sinistra? Possono pensarla allo stesso modo su alcuni temi fondamentali, quelli sociali, la sanità, le tasse. Non credo che queste persone abbiano lo stesso punto di vista, e allo stesso modo vedo che il progetto politico che sta venendo fuori non è altro che legarsi attorno ad un nome, ad un soggetto, ad una figura, senza però dire in maniera chiara cosa vogliono fare. E dire semplicemente siamo contro l'attuale governo non dice niente, perché sinceramente bisogna scendere poi nel campo delle proposte e dire in maniera concreta chi fa parte di un progetto e che cosa intende fare. L'ultima cosa che mi auguro, e mi auguro per questa città, e non perché la mia figura sia considerata per forza di cose in campo, perché comunque ho fatto un percorso politico che ha coperto quasi 15 anni, no? Quindi è naturale, credo, che la mia figura venga vista come una possibile candidatura, però spero per la città che il prossimo sindaco sia una donna. Questo lo dico in maniera molto chiara, per tutte le ragioni che chi è donna conosce rispetto a magari una gestione fatta da un uomo, e soprattutto perché in questa città un amministratore sindaco donna non c'è mai stato. Dunque me lo auguro veramente di cuore, penso che i tempi siano maturi e spero che sia possibile ottenere questo per Gubbio.